Ciao e benvenuti in questo nuovo vlog. Noi stiamo per mangiare, quindi oggi iniziamo a pranzo e non di mattina come al solito. E mentre Daniele ti ha fatto vedere come si fa la ricotta, io ti faccio vedere cosa sono andata a comprare stamattina. Casualmente, non è che sono andata a cercarlo, cioè quando lo cercavo non lo trovavo. Se hai visto bene il video precedente, ho improvvisato questo centro tavola con un tagliere vecchio, ok? Perché non avevo cosa fare, perché cercavo una cosa. Non ho trovato quello che cercavo lo stesso, ma finalmente ho trovato un vassoio in legno. Ho visto su internet che circolano molto le basi di... come si chiamano? Tipo i cerchi degli... come si chiamano? Dell'albero, tipo il cerchio dell'albero, non ti so spiegare. Tipo un tagliere fatto a mo' di legno d'albero, ecco. Allora, tipo questo. Faccio prima. Tipo questo, però più grande, ok? Ma non mi allettava perché volevo proprio un vassoio. Ho visto quelli rettangolari in legno che però costavano tanto e non mi andava di spendere tanto. Quindi ho preso questo, sono andata a comprarlo, 9,90€ dai cinesi. Ottimo acquisto. E ho preso anche queste foglie, erano rimaste le ultime due, che ho pagato 1,50€ ciascuno, perché io le ho messi qua in dispensa, come visto nel video precedente. E questi li ho presi per Daniele, così può decorarsi la vetrina. Erano gli ultimi due, dovresti ringraziarmi, ho pensato anche a te. Va bene, nel frattempo lui sta mangiando, ovviamente. Sto soggiorno. Eccoci qua, da mezzogiorno siamo messi a sera, perché non abbiamo avuto tempo di riprendere, ti abbiamo fatto vedere cosa abbiamo mangiato a pranzo. E adesso faremo uno svuoto alla spesa veloce, perché abbiamo fatto la spesa, anche se non pensavamo di farla oggi, ma poi alla fine Daniele... alla fine dovevo prendere due cose. E ne abbiamo prese come sempre. Ne ho prese 200. Ok. Quindi volevamo farti vedere cosa abbiamo preso, perché abbiamo preso qualcosa di particolare. Allora, vabbè, questo è... Allora, prima ti facciamo vedere le cose ordinarie che noi prendiamo sempre. Prima le cose ordinarie. Le cose ordinarie. Quindi burro, mi devo impegnare. Milbona, light. Allora, light ovviamente è sempre da prendere con le pinze, però guardando le caratteristiche dietro della tabella, trema tutto perché si muove qua, si muove anche qua, della tabella... è quello più decente fra tutti i burri e ci piace, quindi lo prendiamo perché Daniele gradisce la pasta burro e formaggio più di due volte a settimana. Quell'uomo lì che è tagliato a metà perché è troppo alto per entrare nell'inquadratura. Devi metterti, aspetta, mettiamo questo più indietro, se no te non ti prende. Sei... che bell'uomo. Va bene. Quindi poi la scamorza affumicata, anche questa la prendiamo sempre. L'hanno cambiata da poco tempo a Lidl e con questa noi la domenica sera oppure il lunedì facciamo il pane di grano a bruschetta, perché abbiamo un ragazzo che porta il pane di grano vicino a casa dei miei e ci mettiamo sopra la scamorza, quindi è una cena per domenica sera probabilmente. Ecco, c'è lui il latte 2 parzialmente scremato della Milbona. Noi la Milbona la facciamo, diciamo, come si dice, incrementiamo, ecco, questa fabbrica. Perché solo un litro se lo beve Daniele. Queste qua. Servono per domani, perché domani faremo una ricetta. Allora, se riesco faccio le riprese. Ah no. Si è bagnato, non lo so. No, mi sono appoggiato alla farina. Faremo delle riprese per l'altro canale, Fatto è meglio che perfetto, ma qui ti farò vedere anche qualcosa, così capirai cos'è. Di una ricetta... Ho trovato la ricetta dei tegolini e siccome a Daniele piacciono tantissimo, per la prima volta dopo 4 anni che siamo sposati e dopo 6 che ho il ricettario, farò i tegolini. Perché sono tutte le ricette che io ho trovato nel web e ho stampato. In the web. E questo ci serve per fare le decorazioni del tegolino. Farina, perché qua la farina non deve mancare mai, anzi ne ho preso un pacco solo. No, ne ho presi 2. Ok, 2, è vero, sono là. 2 pacchi di farina, poi abbiamo la mozzarella grattugiata, che se hai visto già i passanti video, se stai arrivando adesso, passati video. Ma se stai arrivando adesso lo stai scoprendo, noi utilizziamo questa mozzarella per fare sia le piadine che le pizze. Quando ci annoiamo tagliare la provola c'è sempre, quindi compriamo questa, anche se costa un po' di più, però ci piace anche il gusto, quindi va bene così. Acqua tonica per quando non digeriamo. Come facciamo i porci? Allora dobbiamo... Tipo domani sera noi avremo una cena che se riusciamo ti mettiamo qualche inquadratura dove mangeremo un pollo
A testa, buono, alla brace, con ovviamente le patate. Scusa, stavi cadendo. Le patate fritte, perché mio padre ha detto: figurati, che la friggitrice ho messo, metto l'olio nuovo, lui gli piace friggere. E quindi questo servirà domani sera sicuramente. E domenica che mangeremo dalla suocera. Non è bravo come a me a friggere, però. Ovviamente, Daniele è il re della frittura. Ma questa cosa, se vedrà questo video, ti chiamerà. Lo chiamerà, sicuro. Spaghetti con vino. Noi li compriamo sempre. Perché ci piacciono tanto. Sia perché sono molto fini, ma perché... sono spaghetti. Sono spaghetti, sì. Daniele piace molto la pasta spaghetti dopo le wafalde. Poi... zucchero, sempre perché mi serve per la ricetta di domani, perché noi lo zucchero lo utilizziamo solo per dolce e creme a casa, per il resto no. I panini degli hot dog sono dei salvacena ottimi quando noi torniamo molto tardi la sera e quindi abbiamo sempre l'affettato pronto, un panino con l'affettato, oppure quando non riusciamo. È un po' pressione. Ah, c'è pronto l'altro. E la seconda salvacena sono i tramezzini. I tramezzini, il pane dei tramezzini che noi mettiamo, ti ripeto, anche l'affettato, delle zucchine grigliate, melanzane grigliate per me. Questo cos'è? Uova. Perché servono? Le uova, perché quelle fresche che ho comprato mi servono per fare la carbonara e roba varia. Le ho comprate oggi perché questo ragazzo, questo fruttivendolo che abbiamo vicino, le porta proprio fresche di giornata. Quindi che fai, le usi per una cosa cucinata? No. Va bene. Polvere lievitante del Lidl, ci troviamo bene e la stra usiamo e stra compriamo. Ma si sta sperimentando per farti l'effetto sorpresa, perché qual è l'inquadratura? Dove può arrivare? Quindi arriva da sotto o da sopra, potresti fare scendere, vedi? Queste sono le alette di pollo. Alette di pollo. Noi facciamo con la paprika. E poi faremo una ricetta anche di questo. Continua a seguirci. E se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale, clicca la campanella. E se fino ad oggi, fino a questo momento, ti siamo un po' piaciuti e ti abbiamo fatto compagnia, tu metti un like. Aspetta che c'è un altro effetto scenico, perché qui, guarda, a cascata. A cascata. Se ne sta studiando, attenzione. È solo coperta, il resto. Vabbè, non c'è problema. Siamo qua. Sei tagliata a metà tu, però l'importante è che questo compare. Questo si deve vedere. Guarda, questi non li avevo visti. Hai visto? Ti ho fatto la sorpresa in diretta. Che carini. Che carini. Allora, non so se si vedono. Vediamo. Sì. Sono degli scoiattolini con una... no, lumini, cioè, lumini, una... lumini. Comunque, sono dei, delle candeline, lumini, che noi non accenderemo, perché accenderemo come decorazione di autunno. Stavo aprendo. Va bene. Ah, stai aprendo? Per farli vedere. Che uomo. Questo è un... cosa c'era? Che ne so. C'era una cosa di vetro? No. No, meno male. C'erano due buste, di cui una aveva un contenitore di vetro con il pesce stocco. Non so se mi spiego che si rompeva la puzza di pesce che c'era in questa casa. Comunque, meno male che c'era il libro, ed è accaduta quella col libro. C'era, perché quello con il pesce dentro, stocco, non so dov'è. Ma c'era una cosa di vetro? Non era di vetro, era di plastica. No, c'era pure il vetro. Non l'ho sceso. Vabbè, comunque, vedremo. Non so immaginare. Lumino a forma di foglia. Quindi questi qua noi li terremo. Wow, sai che possiamo fare? Facciamo una prova. Abbiamo il contenitore, quello di cristallo, di vetro, cos'è? Di cristallo proprio. Cristallo. A farle galleggiare là dentro. Sì! Domani ci provo. Domani vedrai. Tu rimani collegato, che alla fine di questo vlog, se non è troppo lungo, se non è il prossimo, ti farò vedere il mio esperimento con l'acqua e le candele a forma di foglia. Facciamo un tipo episodio di una fiction, 50-55 minuti. Pieno. No, vabbè. Vabbè, facciamo compagnia. No? Casa Vianello ci fa un buffo. Ovviamente. A me piaceva Casa Vianello, mi piaceva anche, soprattutto la figura di Sandra che si lamentava, mi rivedo molto. Ogni tanto quando i miei genitori... non ci posso credere. Guarda, questo è l'etico. Quando i miei genitori... aspetta. Si sta studiando l'uscita del prossimo prodotto intanto. Questo è bello. Questo è bello. Quando i miei genitori hanno uno scambio di battuta abbastanza pungente fra di loro,
Noi da sottofondo facciamo partire la suoneria. Va bene. Cosa sta uscendo dalle mie spalle? Cos'è? Questa è una novità. Questa È è una novità. cioccolata e biscotto. Praticamente hanno riprodotto quello che è la Milka. Cioè, presente. Ah, pure oltre alla Milka lo fa il. Come si chiama quello là? Quello che fa le cioccolate quadrate. Ritter. Ritter. Cioè, ah, cioccolata al latte. Dentro penso ci sia, non lo so, crema. Biscotto. Vabbè, ti faremo No, sapere. stasera Lo la proveremo sorpresa. stasera, quindi vedremo come andrà. Anche la suoneria, ragazzi. Abbiamo anche la suoneria. Il suono. Il suono è importante. Che poi non è un treno che Stavo cucina. solo. Ah, ma c'è, guarda. L'ho scoperto adesso. Ecco, ora ti puoi addormentare serenamente dopo questo svuota la spesa. Bellissimo, non Tu me ne ero accorto addormentati, io. addormentati perché noi siamo qua per questo, per farti addormentare sereno una sera. Io lo sapevo che era un canione, per È di questo ti ho Natale, sempre. però. È vero. Bellino. Vabbè, ciao. Bellino però, bellino. Non c'era il rosso? No, c'era così un marrone. No, così più bello. Va bene, abbiamo le decorazioni anche per Natale perché abbiamo il carillon. Ne abbiamo più di uno carillon. E dentro la cosa più bella che ci sono i biscotti. Ma qua devi mettere. Scusa, stavo. Guarda che carini, a forma di cuore. Ho visto ottime recensioni su questi biscotti, ma anche qui ti farò sapere. Sono al burro, mi No, pare. sono. Vabbè, Sono che ora non riusciamo più a metterli. poi se Daniele 50 minuti di video stiamo facendo. No, sono 10. 10 minuti. Ma forse abbiamo finito. Oddio, non c'è. No, basta, quindi. Abbiamo finito, sì. Va bene, abbiamo finito. Abbiamo terminato, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo a noi ci aspetta una cena buonissima perché oggi ho sperimentato, per l'ennesima volta, io sperimento sempre cose, una ricetta nuova per fare il gâteau. Il gâteau. Pan speziato, Quello là è pan speziato, quello che mangiamo stasera è gâteau. Una nuova ricetta che ho provato a farla col Bimby. Però invece di mettere il latte come l'ho fatto l'ultima volta, che è venuto abbastanza molliccio, però buonissimo, mamma buono buono, le ho fatte bollire nel Bimby con l'acqua praticamente, come se fosse nella pentola. E devo dire che è venuto cremoso al punto giusto. Poi magari ti faccio vedere, ecco, ti metto qualche ripresa se il telefono mi tiene, se io ho la condizione psicofisica, condizione psicofisica. Vabbè, io, il bell'uomo di mio marito. Che è sempre la testa tagliata perché è troppo alto. Il bell'uomo di mio marito è l'allegra compagnia. Ti diciamo che ci vediamo tra un poco. Non ce la posso fare. Non lo sono pure sposato. Quindi io sono il problema, non lui. ha fatto la scelta migliore che poteva fare nella sua vita. Comunque siamo arrivati a 53 iscritti ad Hai oggi. visto? Perché ci sono iniziato a Perché è arrivato prendere. lui e quindi la luce della casa, come diceva sua nonna. Stai facendo? Sì, stavo giusto dicendo. Vediamo La luce la della casa. Quando mare. Domani arrivavo mi io va. gli dicevo a mia nonna, è arrivata la luce della casa. Ah. E sua nonna, sì. Sì, Poi mia sua nonna nonna la si è. notte, sua nonna che ovviamente ormai non c'è più, che però ci ha lasciato all'età di 100 anni, quindi speriamo che 101. 101, speriamo che Daniele sia su quella scia, voglio dire. Non perché io devo aspirare una santità lunga, ma perché comunque glielo auguro con tutto il cuore. E sua nonna, ti raccontiamo questo aneddoto. Quando la notte si coricava, volevano nel tavolino la cioccolata fondente, tre cubetti o cinque, tre cubetti di cioccolata fondente, ci devono essere o quelli o una merendina. Perfetto, si addormentava, ovviamente a una certa età può capitare che uno si dimentica le cose con facilità. Lei si mangiava tutta sta cioccolata puntualmente, proprio se la scofanava la notte, e E poi gli l'indomani dava la colpa a mio fratello. mattina diceva: è stato Enzo! Poi Enzo è passato pure a Daniele. Insomma, la colpa era un po' di tutti. Alla fine la cioccolata se la mangiava sempre lei. Va bene, detto ciò, ti abbiamo raccontato anche questa cosa di noi. Noi andiamo, anche perché io stavo editando un video che entro domani mattina alle 6 devo andare online. Ancora non ho fatto né merita. Niente.
Quello, esattamente. Mi verrebbe da dire un'altra cosa, ma lascio Non si intendere. dice. È molto velato. Monella. Quindi Monella. stasera la cena la riscalderà il marito, perché è già pronta, non che si dica che ha cucinato lui, perché è là ed è pronta. Ecco. Potrei cucinare benissimo. E andiamo a recuperare la puntata di Doc che non ci siamo visti, perché non le mettiamo in registrazione. Perché noi siamo quelli delle serie infinite, che noi le ricominciamo anche da capo quando finiscono. Non siamo normali in questa cosa. No, no. Per niente. Vabbè, noi andiamo. Anche perché qua lo schiavo deve sistemare tutto. Non è vero. Sistemiamo insieme, poi io vado a lavorare. Ciao. Allora, abbiamo mangiato il gatto che era buonissimo. Il gatto, che però a casa nostra è il gatto. Stiamo provando questa nuova cioccolata acquistata neanche un 3 ore fa. Siccome No, siamo come i non ci fa. bambini, I 7 erano già su. allora sono le 10 passate, abbiamo mangiato 10. tardissimo. Sono 10, ne passate no, sono 10 E meno 10 meno 10. 10. È tardi, noi ce ne vanno 8:30 di solito. Però mi sono messa a editare un video che deve andare online alle 6 e ancora non è pronto. Quindi ti vogliamo fare vedere. Sì, l'ha fracassata, Non l'ho aspetta. fracassata, era fatta. E come faccio? Vabbè. Allora, è rotta malissimo, però. Il biscotto, la parte del latte. Ormai. Non ti piace, ma non dire. Questo è il mio sgarro della settimana. Daniele! Se non mangio da mezza. Ma no! Ma sei là tu! No, Ah, guarda mangio come si questa. rompe! E È questa. che quant'era? Poca. Due cose erano. Io mezzo me lo sono mangiato. Guarda. Quello che rompe male, non è colpa mia. Comunque, lo sgarro della settimana è andato a farsi strabenedire. Domani provino. Domani mattina. Acquistala, ne vale la pena. Non è la Milka, però. Siamo Andrà. lì lì. Ecco i biscotti. I biscotti alla. Quelli con la Nutella, come si chiamano? Mannaggia, i Nutella Biscuits. Biscuits. Quelli del Lidl sono buoni, sono pochi, ce li paghi poco, però alla fine sono di meno. Ho letto la recensione, sono di meno. Vero. Quanti di meno possono essere? Ma non buoni. Ora è nel mobile. Chiama. Chiama, dice, Ma mandi. perché non la finiamo ora? No! Ah, peccato. Ci può. 300 grammi di cioccolata, Daniele. 150 a testa è una barretta. Non può mettere il bip. Allora, la maggior parte dei tagli che devo fare in questi video è per il suo parlare a muzzo. Metti Per i il suoi bip. intercalari. Metti il bip. Vabbè. Io ora lascio il marito che si vuole dare quale. In sottofondo. Qualcuno ha sentito il rumore qua. Una parte. Stavo dormendo. Ha sentito il rumore. Si è alzata. Il rumore della carta. Era tagliata male e non si Vedi un'altra chiudeva. pezzettina. Quindi non era tagliata male e non si chiudeva, quindi l'ho dovuta. Domani c'è Raniero che mi aspetta per la mia lezione su YouTube. Che faccio fare lezione con Raniero? Ah, comunque, però intanto mi impegno. Il problema è il marito. Ma se tu fai il workout Senti, e ma cosa? perdi 1000 calorie, poi mangio cioccolato e ne pigi 3000. No, E nel non workout ne perdo 200.
non mi ha battuto, amore mio. E comunque la cioccolata non me la mangio. La mangio da oggi. No, ora me la mangio. No, non la mangio sempre. Una volta a settimana. Era buono. Poi domani faccio i tegolini. Che fanno, li mangi domenica i tegolini? Io sono una solista. Ne devo comprare un altro. Sì, sono d'accordo con te. Va bene. Detto questo, possiamo andare a dormire. Con affetto e simpatia. Se qualcuno non vuole, io lo cedo. Con molta... Anzi, voglio così. Sei in vendita. Ma guardiamo che cosa. Investono? Sì. Allora, siamo appena usciti da questo negozio di Chinese che ha un sacco di cose creative, ma anche cose per ferramenta, come ben visto, cose per la casa. Quindi abbiamo fatto qualche acquisto di cui poi te ne parleremo, anche perché abbiamo pensato mentre eravamo lì ad una soluzione per i guinzagli dei nostri cani. Se anche tu hai dei cani, ovviamente i guinzagli di solito uno lo appende o lo appoggia in qualche posto. Noi abbiamo pensato a una soluzione, però dato che a noi le cose standard non ci piacciono, le cose standard non ci piacciono, abbiamo pensato ad una soluzione. Cos'è? Dobbiamo prendere delle vitine piccoline vicino all'albero. Vabbè, le troviamo anche in un altro posto, forse. Sì, abbiamo pensato a una soluzione alternativa e molto bella, particolare, che non abbiamo mai visto in nessun posto. La gente ci guarda strani, che non abbiamo mai visto in nessun posto, neanche sul web. Probabilmente c'è, ma non l'abbiamo vista. E te la faremo vedere, così se tu hai il cane o più di un cane a casa, puoi fare questa soluzione molto simpatica e carina. Quindi poi aggiorneremo, perché la parte... cioè io ci ho messo l'idea, ma nel pratico più sarà Daniele in questo caso che vedrai lavorare. Però tu seguici, che ecco, se ancora non lo fai, iscriviti al canale, clicca la campanella, metti un mi piace se vuoi incoraggiarci ad andare avanti. Se non lo metterai, pazienza, andrò avanti lo stesso a romperti l'anima, ecco, per non dire altro. E niente, noi adesso andiamo perché siamo invitati a pranzo. È giusto perché voglio farti vedere che ciò che dico non me lo invento. Siamo al nostro aeroporto, perché è una strada che ne facciamo per raggiungere il luogo dove stiamo andando, cioè dalla suocera. E guarda qui, aspetta, senza zoomare se non vedi niente. Mi devo fermare, però c'è la macchina dietro. Aspetta. Allora, fermati Dani. Allora, scialatela, vedi? Enjoy it! C'è scritto in tutte le lingue del mondo. Sciaratela. Si vede ovviamente una foto del nostro... Queste palmi. Vabbè. Palmi, con le palizzi, sì. E niente. Sciaratela tu. Ecco. Sciaratela.